75 anni fa, il 24 novembre 1942, morì in una collisione in volo a soli 40 anni Francesco Agello, l'aviatore più veloce del mondo, eroe d'altri tempi, cremasco d'adozione. Aveva sposato Gianna Manenti e aveva abitato proprio a Crema in via Caravaggio, odierna via Cavalli. Frequentava abitualmente il caffè Marini di Piazza Duomo. Il suo Macchi MC-202 in collaudo si scontrò con un caccia dello stesso tipo, l'aeroporto di Milano Bresso, allora campo di volo della Breda. Agello fu sepolto nel cimitero maggiore di Crema. Militare e aviatore italiano, Francesco Agello era diventato famoso come detentore del primato mondiale di velocità su idrovolanti raggiunto a Manerba del Garda nell'ottobre del 1934 ai comandi di un Macchi Castoldi MC-72 con motore a pistoni. Aveva portato il suo aereo alla velocità media di 709,202 km all'ora, record tuttora insuperato. Ecco l'apparecchio Macchi Castoldi M72 pilotato da Agello mentre decolla a Desenzano. Come è noto, Agello ha superato il suo precedente primato mondiale raggiungendo 709 km all'ora. Nell'occasione gli fu conferita la medaglia d'oro al valore aeronautico. Di lui scrisse Gabriele D'Annunzio: Francesco Agello, tu nel giorno del tuo prodigio d'ossa e di soffio eri il più solo degli uomini, nello spazio misurato e pur senza misura, dove la morte è vita e la vita è morte. Il volo del record consisteva nel passaggio sopra la scuola di volo di Desenzano per 4 volte per una durata di non più di 15 minuti. Il primato finì sulle pagine dei quotidiani di tutto il mondo. L'aereo del record è conservato tuttora nel Museo Storico dell'Aeronautica Militare di Vigna del Valle, sul lago di Bracciano. Il comune di Crema dedicò all'impresa di Agello, in occasione dell'80esimo dell'evento, una grande mostra. Era il 2014, Una vita per il volo, il nome dell'esposizione, che raccoglieva cimeli storici, foto e locandine relative a tutte le sue imprese.